Anteprima di Polifemo, un confronto tra i candidati al Consiglio Comunale di Taranto. Si vota l'11 giugno, eventualmente per il ballottaggio il 25. Massimiliano Stellato, candidato del PD, sostiene Rinaldo Melucci. Le navi da crociera a Taranto, il ministro a Taranto. Col ministro si fa propaganda elettorale a Melucci? No, il ministro viene per il suo ruolo istituzionale in una città che, per la quale è stato istituito un tavolo per Taranto, un tavolo specificamente dedicato. L'attenzione del governo c'è anche quella del Partito Democratico, non possiamo rinnegare. Ok, Massimo Battista, candidato al Consiglio Comunale di Taranto per il Movimento 5 Stelle, a sostegno di Francesco Nevoli, sindaco. Intanto una domanda brevissima. Superate le diatribe interne, gli scontri fratelli coltelli nel Movimento 5 Stelle, e poi non sarà facile, è molto facile protestare, ma governare è tutt'altra cosa. Vedi il caso Raggi. Certo, io sostengo con forza la competenza di Francesco Nevoli, assolutamente non c'è stato nessuno scontro, democraticamente la gente ha scelto come candidato sindaco Francesco Nevoli. Continuo a ribadire, ormai sappiamo il modello Roma che tutti vedono da Aosta fino a Palermo. Noi ci apprestiamo a governare questa città con il supporto tra 9 mesi di un governo nazionale a 5 Stelle. Salvatore Micelli, lui non è candidato ma è il coordinatore della lista Progetto in Comune a sostegno di Stefania Baldassarri, candidato sindaco. L'obiezione che si pone è che la Baldassarri avrebbe composto una coalizione molto ma molto eterogenea, uomini di centrodestra, di centrosinistra, uomini provenienti dall'amministrazione Stefano. Cosa replica? Beh, penso che questo si possa dire anche degli altri schieramenti. Tolta, diciamo, questa polemica, la candidatura di Stefania Baldassarri, che punta a mettere al centro del suo programma elettorale e della sua futura azione amministrativa il cittadino, con quelle che sono le sue problematiche e le soluzioni ai problemi che in questi anni non sono state date, cioè le giuste risposte in termini di programmi, in termini di idee e di proposte progettuali, vede la partecipazione del movimento Progetto in Comune, che è al proprio interno, vede candidati sia esponenti che hanno già ricoperto in passato ruoli politici in questa città, sia forze giovani e professionali che con il loro contributo possono quasi certamente portare alla vittoria della dottoressa Baldassarri, della coalizione Insieme per Taranto. Federico Greco, candidato al Consiglio Comunale per la lista Lessa sindaco, a sostegno appunto di Giuseppe Lessa. Avete presentato un programma dei primi 100 giorni e 13 punti nevralgici, i più importanti in 20 i più importanti secondi. I più importanti sono meno tasse, più economia con le piccole imprese. Questi sono essenzialmente i punti molto molto importanti. Quindi creare quel volano economico con le piccole imprese. Ivan De Roma, candidato al Consiglio Comunale con Attisei Lega Dell'Azione Meridionale, a sostegno di Mario Cito, sindaco, un remake, il nome Cito di nuovo in pista, attraverso il figlio e la figlia. Sì, attraverso il figlio. La nostra idea è quella, il nostro programma sarà sempre lo stesso di 20 anni fa, riportare sicurezza, organizzazione del territorio e vivibilità. Ok, dulcis in fundo, Claudio Leone, candidato al Consiglio Comunale di Taranto con Laboratorio Democratico, una delle 7 liste a sostegno di Piero Bitetti. Uno strappo rispetto al PD, una forza civica che guarda altrove? La città è stanca della politica che è in grado solo di parlare di se stessa. Iniziamo a parlare, ricominciamo a parlare della città, partiamo dal dato storico che la nostra città è un'importante porta dell'Europa sul Mediterraneo, ripartiamo dalle nostre potenzialità, facciamo tornare Taranto a volare, proprio lo dico come slogan, e niente, perciò abbandoniamo un attimo la politica fatta fine a se stessa e ricominciamo a parlare di come far tornare Taranto grande. Ok, e allora comodi in poltrona, canale 93 del digitale terrestre, viva la Puglia Channel, canale 879 della piattaforma Sky, viva l'Italia Channel. Vi preannuncio una puntata forse troppo urlata, ma questo è Polifemo, la libera espressione del cittadino, nella fattispecie del candidato. Buona visione.